Salve a tutti e benvenuti su iBioprinter.me. Io sono Luca Borro, sono un 3D specialist, mi occupo in particolare di bioprinting e quindi di ricerca in ambito di rigenerazione tessutale e sono l'autore di iBioprinter.me, nel quale vi invito ad andare a vedere un po' di articoli e se volete capire qualcosa di più sul mio lavoro potete andare nella sezione Chi sono e trovare una mia breve presentazione. In questo brevissimo video voglio solo parlarvi di uno strumento molto concreto, molto semplice, che si chiama Mesh Mixer. È un software gratuito che tutti possono scaricare, attraverso il quale si possono creare delle strutture scaffold per il bioprinting. Gli scaffold sappiamo che sono delle strutture che servono come impalcatura per la crescita cellulare, quindi per la stampa 3D di strutture, di costrutti biologici, e ci sono diversi software per poter modellare e stampare in 3D questi scaffold. Uno di questi software, appunto, come vi ho detto, gratuiti, è Mesh Mixer. Mesh Mixer è un softwareino che si può appunto scaricare, aprendolo potete andare a scegliere, adesso non vi farò una vera e propria panoramica completa sul software, ma andremo dritti al sodo. Potete andare a scegliere, dicevo, una geometria primitiva, quindi sfere, cilindri, cubi, tetraedri e varie altre forme geometriche tridimensionali. Scegliendo una, vedete, un cubo, potete trasportarlo sull'area di lavoro. E quindi vi ritrovate, adesso io ne avevo già importato uno, vi ritrovate il cubo direttamente pronto per essere lavorato e andando a cliccare su Edit, Make Pattern, questo cubo può diventare sostanzialmente una sorta di struttura tridimensionale di varia geometria. Nella sezione Pattern Type ci sono vari tipi di geometrie che potete assegnare al cubo, ad esempio prendiamo la geometria lattice. Questa geometria può essere modificata attraverso appunto l'aumento o la diminuzione di alcuni parametri come la dimensione di queste strutture lineari, oppure la spaziatura tra gli elementi elementari del cubo, che sono queste celle cubiche che si ripetono ciclicamente all'interno del nostro cubo grande. Qui c'è scritto Composition Mode. Che cosa vuol dire Composition Mode? È sostanzialmente un sistema di renderizzazione di questa struttura. Ad esempio, per fare un esempio, se io clicco su Subtract, ok, e clicco su Update, vedrò sostanzialmente una struttura di questo tipo positiva, cioè la vedrò in evidenza, ok? Vedrò essenzialmente quello che ho visto precedentemente, quindi questa struttura qui semplicemente positiva. Se io invece cliccassi su Intersect, vedrei la stessa struttura, però negativa, cioè come se fosse scavata all'interno del cubo che la ospita. Vediamo un attimo, vediamo qualche secondo. Ecco qui, vedete la stessa struttura, però invece di essere una struttura positiva, una struttura negativa. Come vedete, la struttura ha una serie di sfaccettature che la rendono forse poco precisa, ma questo può essere, queste sfaccettature possono essere migliorate cliccando su Mesh Resolution. Quindi portando Mesh Resolution a valori massimi, vedrete che queste sfaccettature diminuiscono in maniera importante. Ovviamente più queste sfaccettature diminuiscono e più pesa, diciamo in termini di megabyte, il file che andremo a salvare in formato STL per poterlo poi stampare con le nostre bioprinters. Ricordo che il formato STL è lo standard, è il formato, il file standard per la produzione additiva, quindi per la stampa 3D di strutture biologiche. Vedete che le sfaccettature sono aumentate, cliccando su Grid Resolution e aumentando lo smoothing di questa struttura posso anche diminuire ancora un pochino, cioè migliorare ancora un pochino la qualità superficiale e posso anche migliorarla soprattutto diminuendo il cursore Reduce. Quindi invece di 50 mettiamolo a 20 e vediamo che tipo di risultato otteniamo. Ecco qui, vedete che mettendo Reduce a 0 addirittura possiamo ottenere un risultato molto molto più smussato e decisamente più favorevole per i nostri scopi. Ad esempio, cliccando su Subtract e ripetendo la stessa operazione, quindi cliccando su Aggiorna, Update, vedremo la stessa struttura, però come ho già detto, positiva e decisamente molto più smussata rispetto alla precedente. Una cosa molto interessante, soprattutto in vista appunto della possibilità di stampare questi scaffold per bioprinting, con tecnica bioprinting, è sicuramente il gradiente. Se noi clicchiamo su Line Gradient, vedete che compare sul nostro schermo una retta, un segmento di retta, con la possibilità di orientare questo segmento all'interno del nostro spazio tridimensionale e modificare in corrispondenza della posizione di questi punti del segmento
modificare le dimensioni del nostro scaffold. Quindi possiamo scegliere una scala all'inizio del nostro gradiente, quindi qui nel punto a sinistra, e una scala invece alla fine del nostro gradiente. Quindi aumentando la scala alla fine otteniamo quindi uno scaffold con degli elementi più piccoli nel punto in cui origina il gradiente e più grandi invece nel punto in cui il gradiente finisce. Chiaramente questo gradiente può essere spostato nello spazio così come vogliamo. Vedete, questo è ad esempio un esempio che possiamo realizzare. Se accentuiamo ancora un po' questa differenza e andiamo a cliccare su Update, prima facciamo qualche aggiustamento sulla qualità della mesh, quindi accontentiamoci di questa impostazione, quindi clicchiamo su Update e vediamo cosa possiamo ottenere con questo semplice strumento di gradiente. Fondamentalmente quello che abbiamo ottenuto è una struttura tridimensionale al cui interno sono scavate delle celle elementari cubiche con dimensione progressivamente decrescente dall'angolo superiore sinistro all'angolo inferiore destro del nostro cubo. Se avessi selezionato invece che Intersect Subtract, scusate, avremmo avuto questa struttura qui. Eccola qui, vedete più o meno la stessa cosa di prima, però in positivo, quindi strutture lineari reticolari più grandi in questa parte del cubo, mano a mano le dimensioni sono decrescenti verso la parte opposta. Ovviamente le combinazioni che potete creare sono tantissime, infinite, vi consiglio di smanettare un po' con questo software, utilizzarlo per capirne meglio le funzionalità e l'utilizzo in base alle vostre esigenze. Questo video finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguire i miei articoli su iBioPrinter.me e arrivederci al prossimo video.